leggendo le prime parti, l'introduzione del consigliere Romeo, dice che in genere sui giornali e TV trovano spazio più le polemiche e i gossip e le goliardate varie che sembrano essere le sole a fare davvero notizia, perché i politici, quando possono finalmente avere la penna tra le mani, restituiscono qualcuno degli schiaffoni che prendono tutti i giorni, ed è giusto che lo facciano. E dice, se poi aggiungiamo il fatto che noi leghisti in tutta la nostra storia non siamo mai stati bravi a comunicare i risultati ottenuti nei vari livelli di governo del territorio. Io non sono d'accordissimo, nel senso che credo che la Lega sia un partito che ha usato benissimo la comunicazione, prima Bossi, poi Matteo Salvini, Zaia in Veneto, sono gente che usa molto bene la comunicazione, non credo che da questo punto di vista voi possiate farvi delle critiche. I governatori, i sindaci, sono sindaci, ottimi sindaci a Treviso, sono stati grandi sindaci e le cose sono state comunicate, vi viene riconosciuta una capacità di governare comunque e di amministrare. Poi vado al primo capitolo ed è quello riduzione delle tasse. Vi ricordo che in Lombardia Maroni ha vinto promettendo il trattenimento di gran parte delle tasse. Questo non è stato possibile perché, come dicevate prima, i tagli del governo centrale sono stati tagli che non si erano mai visti, quindi vi metto già parte della risposta. Ora, questa volta tornerete a promettere un'altra riduzione delle tasse? Ce la farete a fare una cosa del genere? Perché sarà un argomento che sarà difficile riportare in campagna elettorale. Oppure avete delle idee? Ma rispetto a quello che abbiamo detto in campagna elettorale, è chiaro che non è che proprio siamo riusciti a raggiungere quelli che erano gli obiettivi. Sul 75% ecco, nella seconda edizione il capitolo riduzione del tasso lo mettiamo più in fondo, ma non per prima. Ma guarda, in realtà con tutti, vedendo quello che è successo nelle altre regioni, con tutti i tagli che ha subito la Lombardia, già non aver aumentato la tassazione, per esempio l'addizionale IRPEF, e non aver tagliato i servizi, è già un grande risultato. Poi è chiaro, quando tu non aumenti le tasse, non è che un cittadino passa e ti dice bravo che non le hai aumentate. Il cittadino si accorge solo se gliele aumenti perché si arrabbia, oppure se gliele diminuisci fortemente. Qui sulla diminuzione siamo riusciti a fare qualcosa sui ticket, soprattutto sui ticket farmaceutici, perché qualcosina abbiamo tolto, quel ticket sulla ricetta, quindi anche se insomma abbiamo fatto un po' fatica all'inizio a farlo capire perché bisognava andare a fare l'esenzione, adesso però con le collaborazioni delle farmacie la cosa è diventata decisamente migliore. E poi sul bollo auto, comunque con la domiciliazione bancaria c'è un 10% in meno. Non sarà quello che uno si aspettava, probabilmente qualcuno si aspettava che il bollo auto venisse tolto o quant'altro, però è chiaro, come dicevo, con i tagli fatti, già non aver aumentato l'addizionale, che altre regioni hanno fatto, aver ridotto un pochettino sul bollo, un po' i ticket, insomma è comunque un segnale che va in controtendenza rispetto a quello che avviene a Roma, dove le tasse comunque, sì, è vero che magari in qualche caso hanno tolto una tassa da una parte, però poi te la mettono dall'altra, c'è sempre comunque la fregatura. Qui qualche segnale positivo è stato dato, certo rispetto alle aspettative e alle attese, come ha detto Cacciacchetti, si poteva fare di più, però sul futuro io penso che la partita vera si giocherà sulla capacità che avremo di poter portare a casa qualche competenza, qualche materia in più. O per esempio anche una competenza che... Beh, per esempio ce n'è una che è il coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario. Noi abbiamo avuto difficoltà, volevamo dimezzare il super ticket, abbiamo fatto una legge, il governo ce l'ha impugnata, ma non potete farlo perché il governo sostiene che il gettito che deriva dal super ticket deve essere sempre lo stesso. Quindi tu al massimo potevi abbassarlo a qualcuno, alzarlo a qualcun altro, ma non puoi abbassarlo per la metà a tutti quanti. Questa secondo noi è un'invasione di competenze vere e proprie da parte dello Stato, cioè noi siamo la regione, noi abbiamo i soldi, perché non potremmo fare una cosa simile? Quindi il fatto stesso di trattare, o magari piuttosto di avere la possibilità di rimodulare alcuni imposti come l'IRAP o quant'altro, questo sarebbe già un grande risultato, perché vuol dire riuscire comunque a incidere più fattivamente su quella che è il tema della tassazione, che è un tema comunque che colpisce e che fa arrabbiare tantissimi cittadini. Questa potrebbe essere una delle tante strade. Quindi non è detto poi che, non c'è scritto da nessuna parte che noi non possiamo dire allo Stato, ascolta, quanto ti prendi degli IRAP tu oggi? Bene, nella trattativa dire no, una parte ce la lascio sul territorio. Quindi non è, quando dicono che non è vero, che raccontiamo storie sulla questione delle risorse, non è assolutamente vero. Quindi possiamo da una parte rimodulare la tassazione e dall'altra invece poter essere incisivi
trattenendo qualcosa, avvicinando, cercando di rosicchiare quella famosa cifra dei 54 miliardi di euro, insomma, che ormai è straconosciuta ai più. Certo. Poi io domandino.